Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo nel giardino dei frati minori cappuccini di San Giovanni Rotondo. È a questo indirizzo che vedete in sovrimpressione. In tanti di voi ci scrivono la vostra storia. Un po' alla volta stiamo raccontando tutte le vostre storie, come Padre Pio è entrato nella vostra vita. Fabio ci ha scritto. Fabio che attraversa un periodo critico della sua vita pieno di problemi e di incertezze. È l'estate 2011, quando in seguito alla sua separazione decide di intraprendere un viaggio in motocicletta da Napoli a San Giovanni Rotondo. È un viaggio di fede, un tentativo di cercare pace dopo un momento difficile della sua esistenza. E mentre attraversa Foggia, il caldo è soffocante, tanto che l'asfalto diventa scivoloso. Arrivato ad una rotonda, Fabio frena, ma perde il controllo della moto, finendo per terra. Si rialza subito e, dopo essersi assicurato che né lui né la moto sembrano danneggiati, si siede su un muretto per riprendere fiato. Poco dopo sopraggiunge una ragazza in bicicletta che lui aveva sorpassato qualche chilometro prima. La ragazza, preoccupata, gli chiede: cosa è successo? Che ti sei fatto male? Fabio, confuso, risponde che è caduto, ma che sta bene. Ma lei insiste: no, qualcuno si è fatto male, qui c'è il sangue per terra. Solo in quel momento Fabio si accorge che dalla sua scarpa destra esce del sangue, completamente coperta di sangue. Guardando meglio scopre che la sua caviglia è gravemente ferita, probabilmente schiacciata dalla moto, bruciata dalla marmitta. Incredibilmente non ha sentito alcun dolore, solo un leggero bruciore. La ragazza, che poi si rivela essere proprio un'infermiera dell'ospedale di Foggia, prende un fazzoletto, gli fa un bendaggio. Se te la senti, gli dice, ti accompagno in ospedale dove lavoro, così ti affido alle cure dei miei colleghi, così gli propone l'infermiera. Fabio accetta, viene subito curato. Il chirurgo che lo visita non può occuparsi della ferita, ma lo indirizza al chirurgo plastico di turno. Una coincidenza, dato che era anche domenica. Il chirurgo esce dalla sala operatoria, visita Fabio e gli sutura la caviglia con grande precisione. Lui racconta un lavoro eccellente. Dopo l'antitetanica, quindi l'antibiotico, viene dimesso dall'ospedale, ma nonostante il dolore, l'incidente, Fabio decide di proseguire per San Giovanni Rotondo, decide di proseguire il suo viaggio e raggiunge il convento dei Cappuccini. Lui racconta: non è una storia straordinaria, non ho avuto visioni né sentito profumi celestiali, ma sono certo che Padre Pio ha voluto che io continuassi questo viaggio anche dopo l'incidente. E qui a San Giovanni Rotondo, racconta, io sono stato proprio bene, ho raggiunto quella pace che cercavo proprio in quei giorni. La protezione di Padre Pio, racconta, sembra essere stata invisibile ma determinante, assicurando proprio che Fabio potesse proseguire questo suo grande cammino di fede.